Oggi l'allenamento prevede spalle e gambe. Si lavorerà quindi su un lento e su uno squat. Come per l'allenamento di trazione e piegamenti, si hanno dei round, 5 round totali. Questo l'ho fatto ieri. Una serie da 90 secondi pesante di lento, quindi con un carico maggiore. Per la parte di spalle di forza, io utilizzo un tronco, si può utilizzare qualsiasi carico che sia un borsone riempito di casse d'acqua, una sedia in base alla vostra forza. Il tronco è difficile, un po' difficile da impugnare perché è molto, molto largo, comunque al momento questo da spingere bene sopra la testa. Se sento un po' di fastidio alla schiena, lo vado in divaricata. Ok, movimenti lenti e controllati. Una serie di lento più leggera con un carico minore o comunque una velocità di esecuzione maggiore per 1 minuto. Le spalle sulla resistenza, si utilizza un tronco più leggero, comunque un carico più leggero, oppure lo stesso carico. Si strappa leggermente di gambe, quindi si fa un lavoro del genere, ci si accompagna con un leggero squat e questo sicuramente facilita il lavoro di sollevamento, i movimenti un pelino più veloci e si lavora anche un pochino sulle gambe. Poi si passa allo squat pesante, quindi per la forza, quindi con un carico più elevato. Per 1 minuto e mezzo, compreso il recupero. Poi sono la parte di gambe, oggi lavoro sullo squat, quindi sempre con lo squat tronco. Mi pugno bene. Quando lavoro sulla forza prendo un carico più elevato e cerco di andare bene profondo, quindi movimento lento e controllato. Scendo bene e salgo. Quindi questo, ok? Poi si passa al minuto di squat per lavorare la resistenza più veloce e più scarico come carico, come intensità. E Sempre di questo. gambe per la parte di resistenza, lavoro sempre sullo squat con un carico minore oppure facendo il movimento leggermente più veloce. Se fatico troppo a parità di carico, faccio un movimento leggermente più veloce oppure scendo un po' meno. Non vado a fare uno squat completo, ma vado a fare un mezzo squat. Quindi faccio questo. Mezzo squat è molto meno faticoso di uno squat completo. E questo è il primo round. E poi stesso discorso, 90 secondi forza pesanti di lento, 60 secondi più leggeri sulla resistenza, di nuovo 90 secondi squat carico pesante e così via fino ad arrivare al quinto round. Poi si fa la somma totale delle ripetizioni, quindi 87 di lento tra pesanti e leggere, 89 di squat. E questo è l'allenamento di spalle e gambe.